Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo avanti con i video dedicati al viaggio in Italia e questa volta in particolare andiamo in Emilia-Romagna. È una regione nella quale io sono stata più di una volta, a dire il vero, però in questo video ho deciso di concentrarmi su una zona particolare che ho visto l'anno scorso e che mi è piaciuta tantissimo. Mi ha colpito per una serie di cose che poi vi andrò ovviamente ad elencare e quindi ho pensato di condividere questa zona piuttosto che altre zone che sono anche molto più famose come San Marino, Rimini, Riccione. Adesso parliamo invece di un'altra zona che si trova nei dintorni di Ravenna e del parco del Delta del Po, che è molto particolare. Però andiamo con ordine. Io ho alloggiato in una località che si chiama Comacchio. Il residence era molto carino, ve lo lascio giù in info box qualora vi interessasse. E questa località è particolare perché è definita la piccola Venezia ed è la capitale del parco del Delta del Po. È una vera e propria città lagunare che si estende tra terra e acqua. Ci sono molti ponti, però il simbolo della città è il Tre Ponti, che è un complesso architettonico del 1638, è molto particolare, molto bello, soprattutto la sera quando si illumina e si riflette nell'acqua, è molto suggestivo, ed è un crocevia con quattro canali praticamente, quindi è un po' particolare, insomma è veramente bello anche attraversarlo sia da una parte che dall'altra, ed è un punto di partenza perfetto per visitare poi il centro della città. Quello che però mi ha colpito maggiormente in questo viaggio è stato il giro dei mosaici di Ravenna. Noi siamo andati a Ravenna apposta per andare a vedere i mosaici. Ravenna è una città sicuramente molto carina, ma quello che davvero la caratterizza per arte, storia e bellezza sono i suoi mosaici. Quindi io assolutamente vi consiglio di fare quel giro. Ma prima di parlarvi dei mosaici, un brevissimo cenno di storia. Ravenna è una città importante dal punto di vista storico, artistico e culturale, anche se non viene citata tantissimo, perché è stata per tre volte la capitale di tre imperi: l'impero romano di Occidente, l'impero di Teodorico, re dei Goti, e l'impero di Bisanzio in Europa. Tutto questo è testimoniato da basiliche e battisteri della città che conservano al loro interno un ricchissimo patrimonio artistico, storico e culturale, perché hanno dei mosaici del V e VI secolo che sono meravigliosi e, secondo il mio punto di vista, imperdibili. Poi a Ravenna ci sono 8 monumenti che sono inseriti nella lista del patrimonio dell'UNESCO e, per chi non lo sapesse, c'è la tomba di Dante, perché contrariamente a quello che si pensa, Dante non è sepolto a Firenze, ma è sepolto a Ravenna, perché quando è morto si trovava lì dopo il suo esilio. Ma quello che davvero è bellissimo e assolutamente da non perdere a Ravenna, come vi dicevo prima, è il giro dei mosaici. Io adesso vi illustrerò brevemente quali sono tutti i monumenti all'interno dei quali potrete andare a vedere i mosaici, però in ogni caso, siccome è una caratteristica della città di Ravenna, è facilmente reperibile questo giro anche online o anche direttamente quando sarete proprio in città. La mia prima tappa è stato il mausoleo di Galla Placidia. In questo caso il tema dei mosaici è il trionfo della vita sulla morte, ma quello che colpisce di più è il cielo stellato che è riprodotto sulla volta. Mi ha lasciata veramente senza fiato. La seconda tappa è stata la Basilica di San Vitale, che è uno dei monumenti dell'arte paleocristiana più importanti in Italia. Ha una forma ottagonale e, dal punto di vista simbolico, il numero 8 rappresenta la resurrezione. All'interno ci sono dei mosaici molto belli, ma la cosa più particolare è il labirinto riprodotto sul pavimento, che dal punto di vista simbolico rappresenta l'uscita dal peccato verso la purificazione. Poi ci sono le basiliche di Sant'Apollinare Nuovo e di Sant'Apollinare in Classe. Nonostante il nome sia simile, la basilica di Sant'Apollinare in Classe si trova a 8 km dal centro, però merita assolutamente di essere vista. Entrambe conservano un patrimonio artistico e storico veramente meraviglioso. Ci sono dei mosaici stupendi che rappresentano la vita di Cristo, degli apostoli, dei santi e dei profeti. Sono molto molto interessanti se vi interessa ovviamente l'arte,
della storia. Poi ci sono due battisteri, il battistero degli Ariani e il battistero degli Ortodossi. Entrambi hanno mosaici che rappresentano il battesimo di Cristo, con una differenza, perché nel battistero degli Ariani si vede il passaggio di Cristo dall'essere umano all'essere divino con il battesimo, invece nel battistero degli Ortodossi si vede come Cristo fosse divino anche prima del battesimo. Questa è una differenza che, se andrete ovviamente a vedere questi mosaici, vi verrà spiegata nei dettagli dalle guide, perché comunque potrete avere anche la possibilità di fare la visita con la guida. Poi, leggermente fuori Ravenna, c'è il mausoleo di Teodorico, che comunque vi consiglio di vedere. Invece nel centro della città potrete vedere la tomba di Dante, come vi dicevo prima, è sepolto a Ravenna. Poi un'altra cosa particolare è la chiesa di San Francesco, che ha una cripta che è completamente sott'acqua, quindi voi avrete la possibilità di accendere la luce e di vedere questa cripta che ha proprio il pavimento completamente sommerso dall'acqua. Ed è una cosa che a Ravenna sta succedendo, perché praticamente l'acqua in questa città sta risalendo piano piano, non so fra quanti milioni di anni accadrà, però prima o poi sarà completamente sommersa. Questo ce l'ha spiegato una guida, lentamente l'acqua sale. Poi abbiamo visto la città di Ferrara, però in realtà ci siamo soffermati poco sul centro storico, perché la nostra visita è stata tutta dedicata al castello Estense, che richiede tantissimo tempo. Noi in realtà non ne avevamo idea, noi abbiamo pensato andiamo a vedere il castello e poi tutto il resto della giornata vediamo la città. Invece la visita al castello ha richiesto tantissimo tempo, molto più tempo di quello che noi avevamo preventivato, e quindi alla fine, siccome comunque avevamo pagato il biglietto, abbiamo deciso di dedicare la nostra visita interamente al castello Estense e abbiamo fatto solo un giro velocissimo per il centro. Comunque il castello è del 300, è molto bello, simboleggia potenza, equilibrio, ed è particolare perché prima era stato un maniero inespugnabile e poi una residenza nobiliare. Poi una tappa decisamente più naturalistica è stata la Casa delle Farfalle a Milano Marittima, che io ho inserito perché è un regalo che mi hanno fatto. Avevo la possibilità di vedere questa Casa delle Farfalle gratuitamente, perché appunto era un regalo, e quindi sono andata a vederla e devo dire che nel suo genere è molto carina. È un parco naturale, si può visitare la Serra delle Farfalle, la Serra degli Insetti, ci sono delle specie di piante, di fiori e tantissime specie di farfalle e di insetti. Potete vedere questo ecosistema un po' particolare e soprattutto, se magari viaggiate con dei bambini, può essere davvero interessante. Poi, siccome ci trovavamo proprio a Milano Marittima, ovviamente abbiamo fatto anche un giro per questa località balneare veramente famosissima, piena di turisti, c'erano locali, negozi. È sicuramente una di quelle mete adatte anche per i più giovani. Diciamo che è il tipo di località che io forse non sceglierei per le vacanze, perché io apprezzo di più altre cose, lo capite anche dai video che faccio, che non sono una persona che va in giro per locali e per ristoranti, ma vado più a cercare la cultura, l'arte o al limite il paesaggio particolare, ma sicuramente non locali, ristoranti, bar, discoteche, cose del genere. Quindi non è una località che io sceglierei, però se invece a voi piacciono queste cose, io vi consiglio comunque anche Milano Marittima. Poi siamo andati a vedere Cervia, che è famosa per il sale, infatti è chiamata anche la città del sale, c'è una salina, potete vedere tutte le fasi di raccolta del sale, potete vedere il museo del sale, ma è anche molto carino il centro storico, quindi sicuramente vi consiglio di fare un giro a Cervia. Poi, visto che prima vi ho parlato della salina e delle fasi di raccolta del sale, non posso non citarvi il parco del Delta del Po, che è stata un'altra delle nostre tappe, perché questa salina si trova proprio all'ingresso del parco del Delta del Po ed è veramente bellissimo dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, soprattutto se vi piace fare fotografie, perché potrete passeggiare nella natura e poi ci sono dei punti di avvistamento che sono praticamente delle casette in legno sulle quali potete salire e andare un pochino più in alto, perché da lì si possono avvistare fenicotteri rosa,
rosa, aironi, diverse specie di uccelli, quindi assolutamente è un tipo di meta che io vi consiglio se vi piacciono queste cose. I fenicotteri rosa sono bellissimi, a me piace tantissimo, ogni volta che vado in un luogo e so che lì vicino ci sono dei fenicotteri, di solito voglio andarli a vedere perché mi piacciono molto. All'interno di quest'area naturalistica potrete fare un sacco di escursioni, sia a cavallo, in barca, a piedi, in bicicletta, come volete, ci sono tantissime possibilità per tutti i gusti, bambini compresi. Questo è stato il mio viaggio in Emilia-Romagna. Io vi invito a farmi sapere nei commenti se avete visto questi luoghi oppure magari se ne avete visto altri che vi sono piaciuti. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.